Buon salve a tutti, io sono Roberta e oggi siamo qui per un video che non vi aspettavate in realtà, perché è da settimane ormai che dico devo fare l'Holiday Reader che ho comprato a Pavia, devo fare questo e i toast, il matcha miso, però il matcha miso è uscito e sto montando tutto con calma, però stavo per filmare l'Holiday Pavia, infatti dopo di questo filmo quello, mi devo solo cambiarmi la maglietta, ho appena visto su Instagram un bordello. Cos'è successo su Instagram? Su Bookstagram, tra l'altro. In pratica, due persone, da quel che ho capito, stavano discutendo su dove l'opinione personale si ferma e dove inizia la critica. In particolare loro parlavano dei classici, e quindi non si può dire che i classici facciano cagare. E quindi iniziamo con calma ad analizzare il problema, perché io ho molto da dire ed è una situazione in cui mi ritrovo spesso. Allora, prima di tutto, cos'è un classico? Un classico è un libro che di solito inizia a definirsi così dopo un secolo da cui è stato pubblicato. E perché si chiama classico? Perché non solo è ritenuto bello dalla maggior parte della gente che lo legge, ma perché ha dato il suo contributo alla strutturazione di una popolazione, come la Divina Commedia e i Promessi Sposi lo sono state per il popolo italiano, per via delle innovazioni linguistiche che hanno apportato al nostro parlato. Ma anche Verga è un classico perché, non per punto di vista linguistico, visto che Verga parla soprattutto in un volgare dialettico, ma perché è riuscito a trasportare fotograficamente una situazione difficile quale quella del Sud Italia. E quindi a portare il problema alla vista delle persone e a fare qualcosa per esso. Quindi, adesso che abbiamo capito cos'è un classico, o almeno lo abbiamo chiarito perché almeno sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, concentriamoci su il fa cagare, perché è una cosa semplice e ce la togliamo subito di torno. Allora, non si può dire fa cagare, e qui concordo, perché è una mancanza di educazione, è maleducazione. Cioè, se io dico, ah, non mi piacciono i coreani perché mi fanno cagare, tu stai iniziando la frase con un'opinione, non mi piace. E la stai finendo con invece una globalizzazione del tuo pensiero, quindi le stai spacciando per verità rivelata. E non è corretto sia dal punto di vista linguistico, dal punto di vista educativo, ma soprattutto perché stai globalizzando un'opinione. Che senso ha? Nessuna. Quindi finisci la frase con non mi piacciono i coreani e al massimo dai una motivazione. E a proposito di motivazioni, andiamo a colpire dove è nata la discussione, ovvero queste persone stanno parlando dei classici e del perché non si possa dire che un classico non ci piaccia. O ci piaccia, perché la critica va intesa non come critica appunto negativa, come lo si intende di solito, ma bensì critica dal punto di vista letterario è semplicemente una recensione professionale, fatta da figure professionali che lo fanno per lavoro, quindi non come me che sto dando un'opinione sia sul blog o qui in video o su Bookstagram. Io posso dare un'opinione senza essere pagata e anche se fossi pagata dall'editore, comunque non sono una figura professionale che è laureata per fare questo tipo di lavoro. Quindi se io, per esempio, vado su il mio blog, per esempio, l'ultimo articolo che ho scritto, Mishima, musica. L'ho letto, non mi è piaciuto e ho scritto il perché e il per come. Secondo una delle due parti della discussione, questo è sbagliato perché nel momento in cui io vado non solo a dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto, ma andando ad aggiungere la motivazione, io mi sto spacciando per critica. E io non concordo su questo fatto perché se io sto facendo un articolo sul mio blog dicendo innanzitutto, secondo me, che l'ho letto io, Roberta, e che lo sto recensendo io, Roberta, secondo me non è un libro che mi piaccia perché ognuno poi ha altri suoi gusti. Quanta gente gli è piaciuto Twilight, a me non piace. Quanta gente ama Verga e a me non piace, pur essendo un classico. Io non è che dico che Verga fa cagare o che Verga non abbia il diritto, la dignità di essere un classico. Io dico solamente che Verga ha uno stile narrativo e scrittorio che a me non piace. Perché è dialetto? No, perché non mi dà fastidio, semplice, non mi dà fastidio, ho letto Grazia Deledda, pieno di sardo, forse perché la mia patria, non lo so, però Verga ha uno stile narrativo, secondo me, lento,
narratore popolare omodiegetico, come dice la prof, ed è corretto, però fa ridere. A me non piacciono, mi ricordano tanto dei romanzi lenti, ma la voglia l'ho iniziato, non l'ho mai finito purtroppo. Questo però non toglie il fatto che io riconosca in Verga una figura portante della nostra letteratura che ha risolto tanti, cioè non che ha risolto, che ha portato alla luce un grave problema che c'era e quindi è stato un innovatore e merita di essere un classico. Una ragazza su Bookstagram, metterò anche il link al suo profilo, diceva: a me non è piaciuto Scimmie Tempestose, anche a me, bella sorella, e darei un migliaio di motivazioni per questo. Non per questo dico che faccia schifo, perché dire fa schifo è una maleducazione. Non mi piace, basta, semplicemente. Però quello che volevo dire e mettere in risalto è che quando io vado a dire non mi piace questo e perché, tu non mi puoi dire. Non puoi criticare, e in questo momento tu stai facendo critica, perché in questo momento io mi sto avvalendo del mio diritto di parola, di libero pensiero, e sto semplicemente intrattenendo un dialogo con chi legge il mio commento. E quindi non puoi racchiudere la recensione di un libro, seppur fatta da non liberi professionisti, di racchiuderla a un livello orale di. Sto parlando solo con i miei amici al bar davanti a un ichnusa al limone. Io devo essere libera su un social di dire non mi è piaciuto, secondo me, perché? E senza la motivazione del perché sarebbe vuota. Io non è che posso dire non mi è piaciuto Mishima, musica. Perché la gente deve capire perché non ti è piaciuto, perché magari vuole leggerlo anche lei e se ha i tuoi stessi gusti, magari gli stai dando un consiglio per non spendere soldi. Oppure deve sapere perché semplicemente perché magari a lei è piaciuto e quindi non capisce perché a te non piace e si instaura un dialogo. Quindi secondo me questa bufera che si è scatenata, innanzitutto è nata da un misunderstanding, un'incomprensione che c'è stata fra i due litiganti. Secondo me uno non capiva che l'altro stesse difendendo la libera parola e l'altro non capiva la passione o comunque la rilevanza che dava a questa persona ai social media, ovvero un influencer deve stare attento a come si spiega e a cosa dice, perché potrebbe danneggiare l'altra figura. E fin qua concordo, però non puoi negare il diritto di commentare un'opera, che sia letteraria, che sia musicale o altro. E dico che è una cosa in cui mi ritrovo molto, perché a me piace la musica coreana e non sapete quante volte su Google Plus, tipo, che è il mio social preferito, io metto magari una foto e commenti là, la nuova canzone mi è piaciuta, sono in hype, eccetera, eccetera, e la gente per piacere non postare i coreani perché a me non interessa. È il mio account, se non vuoi vederlo. Ti disiscrivi e basta, è finito, no? Non ci vedo tutto questo problema. E soprattutto se a te non piacciono, scorri il post. Non leggi il commento. Non ci parli con quella persona. Oppure sui social quando c'è un litigio, se vedi che con quella persona non riesci a ragionare, la molli lì. Non dico di dare ragione a vuoto, però. Bisogna essere un po' intelligenti su internet, essere educati innanzitutto, sapere cosa si scrive e non aver timore di dare la propria opinione. Darla semplicemente nella maniera più comprensibile e meno disdicevole, come si potrebbe dire, in maniera tale che non si creino incomprensioni, ma che semplicemente sia chiaro che sia la propria opinione e che non si vuole dare una verità. Ma semplicemente un'opinione e che quindi ci si stia esercitando il proprio diritto di parola e non si cerca di offendere nessuno, né il lavoro di un altro. E mi dispiace che per oggi voi dobbiate servirvi questo pippone, ma mi dispiace, sentivo veramente il bisogno di doverne parlare con qualcuno e voi siete i più adatti. Quindi grazie mille per la vostra pazienza, comprensione.
vorrei che sotto questo video si sviluppasse un dialogo, cosa ne pensate, non solo dal punto di vista di libri, per l'amor di Dio, anche appunto come musica, ho fatto l'esempio dei coreani, potreste parlare di qualsiasi altra cosa. E quindi niente, spero che possiate comprendere e parlare con me, perché questo non è un video semplicemente da mettere mi piace o non mi piace, ma con cui interagire. Quindi ci vediamo al prossimo video e spero uscirà presto. Grazie per avermi seguito. Ciao ciao! Nyafo!